Ciao ragazzi, io sono Riccardo, bentornati nel mio canale YouTube. Oggi guarderemo questi due scanner OBD. Sono due scanner diversi fra di loro, anche se hanno la stessa funzione. Entrambi servono a fare la diagnosi della nostra autovettura. Questo è professionale, e ve ne parlerò così in piedi, vi farò vedere velocemente in questo modo, poi farò una rapida ripresa anche a quello che troveremo all'interno della confezione. Quindi dicevo, questo è professionale, ci permette di creare del report, ha il wifi, ha la connessione Bluetooth, quindi possiamo collegare l'ingresso 16 pin per l'OBD2 e girare attorno all'autovettura oppure sederci tranquillamente in un ufficio e lavorare tranquillamente per vedere tutti i parametri, insomma tutto ciò che viene riportato. Lo stesso rapporto è possibile stamparlo, si può inviare tramite Bluetooth, si può inviare tramite email, si può salvare sul dispositivo oppure si può trasferire al PC tramite cavo. Ed è una cosa molto comoda perché se avete un'officina, dato che è professionale, potete dare al cliente direttamente il report di tutti i parametri che avete trovato, insomma se ci sono errori eccetera. Questo invece a livello amatoriale permette di verificare su per giù le stesse cose, però come vedete il display è molto più piccolo, è un decimo di questo, ci permette di vedere i giri del motore, ci permette di controllare eventuali errori presenti sulla ECU, permette di fare diciamo operazioni elementari che però comunque consentono di capire se nell'auto ci sono problemi oppure no. Questo vi dice pure qual è il problema e dove è il problema, quindi è veramente un prodotto professionale. La differenza di prezzo ovviamente c'è. Questo costa circa 25 euro, questo invece costa 10 volte tanto, ma per un'officina potrebbe essere una spesa più che giustificata. A livello amatoriale effettivamente sono un po' troppi. Ora li guarderemo però per bene, vi farò vedere delle riprese fatte all'interno dell'autovettura in cui spiego quello che vado facendo, ovviamente non tutto, però comunque capirete le sue potenzialità. Considerate che è possibile cancellare sia gli errori che vengono mostrati dall'autovettura, è possibile eventualmente entrare all'interno di un menu, si possono azzerare, comunque si può lavorare sul chilometraggio dell'autovettura, ovviamente rispettate sempre le leggi, comunque è possibile intervenire nel caso in cui ci siano errori eccetera eccetera. Si possono cancellare gli avvisi per esempio dei tagliandi, si possono cancellare tantissime cose, si può cancellare l'errore eccetera, quindi è un prodotto davvero molto ricco. Ha il wifi, ci si può connettere come ho fatto io tramite l'hotspot del telefonino, oppure si può utilizzare una normalissima rete wifi. Tutto ciò che viene salvato, quindi un report come questo, è possibile inviarlo tramite email, tramite Bluetooth, sia nel caso di presenza di problemi che nel caso in cui l'auto sia perfetta, quindi non ci siano problemi. In quel caso nel rapporto risulta che non ci sono problemi. Questo invece semplicemente ci permette di capire se ci sono problemi, fare alcune letture, nulla di più, però comunque funziona bene. Adesso guardiamoli, vediamo da vicino cosa troviamo all'interno della confezione, guardiamo per bene pure i vari ingressi eccetera, dopodiché vi farò vedere le riprese fatte in esterno. Iniziamo. E allora, quindi queste sono le confezioni dei prodotti, questo Think Scan Max 2 della Think Car, questo invece YA100 della King Bolen. Come vi ho detto poco fa, questo costa circa 25 euro, 28 euro non ricordo di preciso, e questo costa circa 300 euro. Cercherò di farmi dare comunque dei codici di sconto, spero almeno di riuscire ad ottenerli. Allora, partiamo da questo che è il più ricco, vediamo quali sono le caratteristiche. Come vedete già è acceso perché poco fa ho fatto l'introduzione con il dispositivo acceso, ma si spegne e si accende da questo tastino. Una volta acceso possiamo navigare all'interno delle varie schermate, in questo caso c'è il report dell'ultima prova che ho eseguito, o meglio dell'ultimo report che ho salvato, e come vedete è touchscreen, quindi ci permette di utilizzare tutte le funzioni semplicemente con un tocco. Allora, la prima icona è quella della scansione, quindi ci permette di scansionare l'autovettura alla ricerca di eventuali problemi. Ovviamente durante l'utilizzo dell'autovettura, nel caso in cui ci siano degli organi in movimento e che debbano essere testati, in quel caso riesce a rilevare degli errori. Nel caso in cui invece si stia fermi, quindi in folle, ovviamente alcuni parametri potrebbero non essere riportati. Abbiamo la possibilità di utilizzare l'OBD, quindi vedere i dati in tempo reale per quanto riguarda le temperature, il numero di giri di motori, i vari sensori eccetera eccetera. Questa invece è la sezione manutenzione e servizio, che anche durante il video vi farò vedere. Abbiamo diverse funzioni, diverse tipologie di intervento nelle quali possiamo entrare e quindi possiamo eventualmente modificare alcune cose. Cose però che io non ho fatto, come dirò durante la registrazione fatta in esterno, perché compaiono degli avvisi che appunto ci mettono in guardia di un eventuale rischio. E qualunque cosa noi vogliamo installare, per esempio vogliamo provare gli ABS, allora dovremmo scaricarlo.
In questo caso mi dice che la rete non è disponibile perché ho disattivato la funzione di trasferimento dati con il mio telefonino, ma comunque io l'ho collegato tramite hotspot e in questo modo possiamo scaricare tutte le funzioni gratuitamente di cui abbiamo bisogno. Però nel caso in cui utilizziamo una funzione che già è stata scaricata, comunque vi avvisa perché effettivamente c'è il rischio che mettendo le mani dove non dovete potreste creare dei problemi. Essendo un prodotto professionale, il meccanico sa dove andare a mettere le mani e in quel caso potrà intervenire. Ma noi evitiamo di mettere le mani dove non dobbiamo. Allora, vi ho fatto vedere il tastino di accensione, vi faccio vedere anche questo sportellino. Da questa parte abbiamo la possibilità di inserire un cavo USB, da quest'altro lato invece un cavo USB di tipo C. Questo serve sia alla trasmissione dei dati che alla ricarica della batteria. Considerate che è ricaricato da almeno 3 settimane, l'ho utilizzato anche in viaggio, è stato qualche ora, la batteria sinceramente non si è scaricata più di tanto, quindi l'autonomia è molto lunga. Da questa parte abbiamo l'ingresso per poter connettere appunto questo dispositivo alla presa OBD, quindi si estrae semplicemente tirandolo e si reinserisce in questo modo facendo fare uno scatto. Nella parte posteriore non abbiamo nulla, abbiamo semplicemente questa sporgenza che ci aiuta anche a tenerlo con una mano. Da questa parte abbiamo, oltre ai sacchettini per l'umidità, anche questo alimentatore con diversi tipi di adattatori per poterlo utilizzare in diverse zone geografiche, perché come sapete cambia il tipo di presa. Questo invece è il cavo USB e USB-C. Guardate, anche in questo caso hanno curato la qualità, ma ripeto, è un prodotto professionale che ha un suo costo, quindi è giusto che venga fornito con materiali di buona qualità. Questo fogliettino invece contiene dei codici per poter attivare il prodotto, quindi per poter scaricare tutti i dati, tra cui per esempio le marche dell'automobile. In questo caso io, possedendo una Kia Sportage del 2005 e una Toyota Ego, ho scaricato semplicemente queste due, ho fatto le prove con questi due autoveicoli. Ovviamente corredato anche da un ricco manuale di istruzioni in diverse lingue, incluso l'italiano. Quindi troviamo tutte le informazioni, sia per quanto riguarda l'utilizzo che per l'interpretazione di ciò che troviamo, più l'utilizzo delle varie funzioni. Questo invece è il piccolo King Bolen YA100, corredato da micro manuale di istruzioni, davvero piccolissimo. Comunque l'utilizzo è molto semplice, basta collegare la presa OBD all'autovettura, considerando che tutte le automobili prodotte dal 1996 in poi sono dotate di questa presa, e una volta quindi connesso si accenderà il display. Questi tastini servono a navigare nel menu, con questi scorriamo verso l'alto e verso il basso nelle varie voci, con questo diamo l'ok e con questo torniamo indietro. Le voci presenti all'interno del menu sono relativamente poche, quelle sufficienti a poter fare una diagnosi rapida dell'autovettura e quindi poter rilevare la presenza di eventuali errori o meno. Ma si possono vedere pure i dati dal vivo. Si possono vedere quindi il numero di giri, le varie temperature e se ci sono problemi nei vari sensori, eccetera. Nonché la tensione della batteria e poco altro. Ma ricordatevi sia in uno che nell'altro di andare a modificare le unità di misura. Per esempio, io avevo tutte cose sbagliate. Quindi andate a regolare un pochettino tutto in modo da avere una lettura corretta, sia per quanto riguarda le temperature che per quanto riguarda le altre unità di misura, quindi chilometraggi, eccetera. Ovviamente entrambi i dispositivi possono essere aggiornati, quindi avere il firmware sempre più recente. Adesso andiamo in esterno e guardiamo un paio di riprese di ciò che ho fatto, semplicemente un paio di esempi per farvi vedere come si comportano. E allora, innanzitutto all'avvio abbiamo la possibilità di scegliere cosa scaricare, quindi eseguire alcuni download per poter sia scaricare il marchio della nostra auto che eventuali funzioni aggiuntive. Quindi vediamo questo download. In questo caso ero collegato tramite hotspot con il mio telefonino, ma ci si può collegare a qualunque rete wifi. Quindi una volta scaricato lo installa e subito dopo sarà possibile utilizzarlo. Okay. Torniamo indietro. A questo punto è apparsa la voce Toyota. Quindi la connessione è automatica con il Bluetooth, quindi il dispositivo collegato nella presa sotto al volante. Perfetto. Adesso dobbiamo scegliere il tipo di presa, 16 pin, la presa OBD della mia auto. Fa alcune letture, quindi dopo aver trovato tutti i protocolli, si collega per permetterci di fare eventuali diagnosi. Dobbiamo scegliere il tipo di cambio, in questo caso cambio manuale. Ok, a questo punto mi dimostra il modello della mia auto, Toyota Ego 2008. Mi avvisa che nel caso in cui siano installati alcuni accessori, ad esempio centraline aggiuntive o altri accessori che potrebbero interferire, è necessario rimuoverle per non avere messaggi di errore o comunque false letture.
Adesso facciamo un rapporto salute. In questo caso fa una scansione, come vedete appare un'icona di un'autovettura e un simbolo di una scansione con una linea che la attraversa. Una volta raggiunto il 100%, ovviamente con il motore acceso, mi dimostra che effettivamente sono presenti degli errori che già conosco, perché vi ho fatto vedere già tramite un altro sistema di diagnosi che uno dei sensori sulle quattro ruote della mia auto, insomma, ha dei problemi, quindi anche in questo caso li ha rilevati. Quindi è possibile creare un vero e proprio rapporto che poi è possibile stampare oppure salvare in formato PDF. Questo rapporto è possibile salvarlo sia su questo dispositivo, oppure inviarlo tramite mail, tramite Bluetooth, oppure scaricarlo direttamente sul PC. Quindi possiamo consultarlo o stamparlo quando ne abbiamo bisogno. E queste sono le icone che ci permettono appunto di scegliere il tipo di condivisione. Questa invece è la funzione OBD. Dopo aver fatto la diagnosi possiamo fare un controllo, in questo caso come vedete sta cercando il protocollo migliore, e quindi possiamo leggere i dati dal vivo, possiamo decidere cosa leggere come dati dal vivo, quindi possiamo selezionare tutto, oppure possiamo selezionare le voci che più ci interessano. In questo caso selezioniamone qualcuna. Per esempio possiamo scegliere i giri del motore, possiamo scegliere le varie temperature, ma a me interessa vedere il giri del motore, vedere il numero di errori presenti sulla EQ e poi proviamo anche le temperature. Quindi proviamo la temperatura dell'aria aspirata e la temperatura del refrigerante del motore. Diamo l'ok e a questo punto appaiono queste informazioni. Ovviamente il numero di giri e le varie temperature verranno riportate sia sotto forma di numeri sulla sinistra, oppure cliccando su di esse avremo un vero e proprio grafico in tempo reale. Quindi come vedete, accelerando e decelerando, avremo questo grafico che riporta i giri del motore, e anche questo è possibile salvarlo. Quindi creare un report dell'eventuale malfunzionamento di qualcosa o comunque del comportamento del motore durante i nostri test. Quindi si crea un vero e proprio tracciato del comportamento del motore. Per quanto riguarda il numero di errore presente sulla EQ, in questo caso sono 0, la temperatura dell'aria aspirata in questo caso è costante, siamo fermi, e quindi il grafico avrà semplicemente una linea dritta. Lo stesso per quanto riguarda la temperatura del refrigerante del motore, quindi linea dritta, ma ovviamente nel caso in cui dovesse variare vedremo delle differenze sul grafico, quindi un aumento oppure una diminuzione. Adesso possiamo anche creare un report, pure in questo caso nel report avremo riportato tutto ciò che abbiamo rilevato durante la lettura. Saltiamo questi dati, ma è possibile aggiungere eventuali informazioni nei moduli che avete appena visto, e in questo caso come vedete avremo un rapporto salute con tutte le varie informazioni, il numero di parametri che abbiamo richiesto e in basso la corrispondenza delle letture. Quindi pure in questo caso si può creare un PDF e anche in questo caso si può inoltrare con i metodi precedenti. Questa invece è la voce manutenzione e servizi, che ci permette di apportare alcune modifiche e alcune riparazioni. Ad esempio per quanto riguarda il chilometraggio è possibile azzerarlo, comunque intervenire sullo stesso, oppure possiamo intervenire ad esempio sull'airbag nel caso in cui siano già esplosi e quindi eliminare eventuali messaggi di errore. Allora, io personalmente mi sono limitato semplicemente a scaricare le varie funzioni, perché vanno scaricate una ad una, e poi a cliccare sulle varie voci. Però vi premetto che non ho fatto alcun tipo di modifica, anche perché nel caso in cui voi decidiate di fare delle modifiche e quindi apportare eventuali miglioramenti, diminuire il chilometraggio oppure intervenire sugli airbag eccetera, vi apparirà un messaggio e lo stesso vi avviserà che eventuali azioni potrebbero essere irreversibili, e quindi vi consiglio di toccare e cliccare solamente dove sapete che potete mettere le mani. Quindi personalmente mi limiterò a farvi vedere le varie voci, solo alcune di queste voci, però permette comunque, nel caso in cui voi siate in grado di lavorare su queste voci, di intervenire e quindi apportare migliorie, modifiche o eventuali riparazioni di eventuali errori che vi vengono comunicati. Ovviamente, essendo un dispositivo per la diagnosi, quindi la ricerca degli errori, ci permette, oltre che di comunicarci gli errori che riesce a rilevare, anche di verificare, nel caso in cui troviamo degli errori che non conosciamo, di inserire il numero e quindi di vedere a cosa corrispondono.
Ovviamente, anche se tutte le automobili prodotte dopo il 1996 hanno la presa per la connessione OBD2, non tutti i tipi di funzionamenti sono consentiti su tutte le autovetture con questo tipo di presa. Dipende anche dalla tecnologia che abbiamo a bordo e dalle varie funzioni che la centralina riesce a comunicare con i sistemi OBD2. Infatti tutto ciò che non è consentito non dipende dal dispositivo, ma dipende dalle funzioni che l'auto riesce a comunicare. E mentre quello che avete visto finora è un dispositivo più adatto per le officine o per i veri appassionati che ne capiscono, questo invece è il piccolo dispositivo che ci permette di fare manutenzione alla nostra autovettura o comunque di conoscere eventuali errori e problemi presenti a bordo. In questo caso basta semplicemente connetterlo, però via cavo, e dopo aver trovato il protocollo corretto si connetterà alla nostra auto mostrandoci un menu relativamente ricco, con una traduzione che lascia leggermente a desiderare, ma che comunque è comprensibile. E quindi ci permette di vedere i dati dal vivo, anche in questo caso di conoscere il motore, quindi il motore scintilla, vedete la traduzione non è proprio il massimo, e ci permette anche di vedere, come in questo caso, i codici di errori, codici che abbiamo già memorizzato, oppure codici che vogliamo conoscere, quindi inserendoli ci direbbe a cosa corrispondono. Abbiamo anche la possibilità di vedere però i dati in tempo reale, vedere alcune informazioni riguardanti proprio il veicolo. Abbiamo la possibilità di fare alcuni test per quanto riguarda i vari sensori, ma guardiamo i dati dal vivo, quindi proviamo a vedere cosa riusciamo a vedere con il motore acceso. Considerate che tutti i test e tutte le prove che dovete fare con questi dispositivi vanno fatti solo ed esclusivamente con il motore acceso, quindi vedete un menu un pochettino più ridotto, però comunque con tutte le informazioni più importanti per quanto riguarda le temperature e per quanto riguarda i giri del motore, eccetera. Allora, guardate, questi sono per esempio i giri del motore. Se io clicco su questa voce ho la possibilità di vedere quindi l'aumento e la diminuzione dei giri in base al gas che do al motore, lo stesso per quanto riguarda le temperature, eccetera. Tutto ovviamente contenuto in un piccolo display, quindi facile come lettura, ma ovviamente molto più ridotto rispetto all'altro dispositivo. Comunque sia, riporta tutte le informazioni necessarie per quanto riguarda le diagnosi e per quanto riguarda per esempio la ricerca degli errori. Questa è la possibilità per esempio di inserire un eventuale codice d'errore e quindi ci permette eventualmente di capire di cosa si tratta. Questa invece è la voce che ci permette di vedere il voltaggio della batteria. In questo caso sono con il motore acceso, quindi la tensione della batteria risulta 14,1. Ovviamente se il motore fosse spento la tensione sarebbe più bassa. Continuando a navigare nel menu vediamo che abbiamo diversi tipi di personalizzazione. Abbiamo la possibilità di scegliere le varie unità di misura, la possibilità di scegliere se registrare o meno i dati, oppure possiamo anche decidere di fare un test di autoverifica, il autoverifica di questo dispositivo, quindi il funzionamento corretto del display e dei tasti. Abbiamo anche la possibilità di scegliere la lingua, come vedete abbiamo diversi tipi di linguaggio, tra cui l'italiano, anche se la traduzione lascia un po' a desiderare. Comunque sia, è molto comprensibile e si riesce a utilizzare senza difficoltà. L'ultima voce invece, D, serve semplicemente a informarci sulla versione, l'ultima versione installata, e altre informazioni sul dispositivo, che comunque ha degli aggiornamenti a vita. Infatti l'azienda garantisce aggiornamenti a vita per poter utilizzare questo dispositivo anche per diversi anni, quindi tutti i tipi di aggiornamenti sarà sempre possibile scaricarli. Adesso invece ho spento il motore. Come vedete, facendo il test di tensione della batteria, se accendo i fari eccetera, vedrete che la tensione si abbassa, quindi ovviamente è in tempo reale, e in base alla tensione residua della batteria leggeremo sul display se la batteria è carica oppure se è scarica, e anche lo stato, in questo caso buono. E allora ragazzi, quindi cosa dire di questi due dispositivi? Questo, come abbiamo visto, è un prodotto professionale ricco di funzioni, e anzi ve ne ho fatte vedere poche. Ci sarebbe voluto molto più tempo per farvi vedere tutte le funzioni che ci permette di fare, ma ci siamo capiti. Avete visto che è preciso, avete visto che il grafico ci permette di creare il report, insomma un dispositivo comodo, perché una volta collegato questo alla presa OBD possiamo girare attorno all'autoveicolo, possiamo spostarci, possiamo mostrare al cliente ciò che andiamo vedendo, anziché dover rimanere per forza all'interno dell'abitacolo. Secondo me è molto comodo per chi ha un'officina.
Volendo, anche un privato può acquistarlo se vuole un prodotto di buona qualità, però effettivamente costa un pochettino, quindi lo vedo più giustificato per un'officina. Questo invece è il classico OBD da tenere in garage e nel caso in cui abbiamo dei rumori sospetti, abbiamo dei comportamenti anomali nella nostra autovettura, possiamo collegare la nostra presa e vedere se rileva qualche errore, in modo da arrivare magari dal meccanico già pronti o essere semplicemente consapevoli se è un problema del quale preoccuparci o meno. Effettivamente può tornare utile, il prezzo è relativamente basso, 25 euro ma anche 28, perché non ricordo di preciso, per un prodotto di questo tipo non sono tantissimi. Comunque spero sia per uno che per l'altro di riuscire a ottenere un codice di sconto. Detto questo, non mi resta che ringraziarvi di aver visto questo video fino in fondo. Vi invito ad iscrivervi al mio canale, mettere mi piace a questo video, cliccare sulla campanella qua giù per attivare le notifiche. Iscrivetevi al canale se vi piacciono i miei contenuti e ci vediamo a tutti i miei prossimi caricamenti. Ciao da Riccardo e a presto.